Le parole di Fiamma Cardini dedicate a Stefano Morandini. Stefano Morandini era una delle persone migliori che abbia conosciuto. Abbiamo condiviso insieme 3 anni da priori della Pantera e dell'Aquila, durante i quali ci siamo sempre confrontati con lealtà e complicità, grazie soprattutto alla sua ironia, alla sua capacità di sdrammatizzare, alla sua umanità, alla sua correttezza. Ci siamo poi ritrovati purtroppo per pochissimo tempo, quali amministratori delegati del Consorzio per la tutela del Palio, ed anche in questa occasione ho avuto modo di toccare con mano le sue doti e il suo grande valore. Posso affermare con sicurezza che con la sua scomparsa il mondo delle contrade e Siena tutta perdono un importante punto di riferimento. La Corte di Assise di Appello di Firenze ha condannato a 30 anni di carcere Roberto Pirrone, l'ex tipografo fiorentino che il 5 marzo 2018 uccise a colpi di pistola il venditore ambulante senegalese Ididien, 53 anni, residente a Pontedera. I giudici di appello hanno quasi raddoppiato la condanna inflitta a Pirrone nel processo di primo grado, 16 anni di detenzione grazie al rito abbreviato e al mancato riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi. Aggravante invece accolta nel processo di secondo grado. Ididien fu ucciso mentre stava camminando sul ponte Vespucci a Firenze. L'omicida raccontò di essere uscito di casa con l'intenzione di togliersi la vita per gravi problemi economici, ma non trovando il coraggio di premere il grilletto contro di sé, decise di individuare una vittima a caso fra i passanti e sparò contro Ididien. Persona conosciuta e stimata, in Italia da 16 anni, è sposato con la vedova di un altro senegalese dal destino atrocemente analogo al suo, Samb Modou. Questo è il suo nome, ucciso da un estremista di destra nel 2011 in un'altra piazza fiorentina. Con l'assessore Tirelli, in Giardini Realizza e in Fortezza, il mercato europeo della FIFA. Qual è l'importanza per il comune di Siena per un evento del genere? È un'occasione importante di proposta nuova nella nostra città da parte del commercio ambulante, che ci è sembrato opportuno cogliere al volo perché possa diventare un appuntamento fisso annuale. Un'occasione di confronto anche degli operatori e anche la possibilità da parte dei cittadini, di coloro che parteciperanno a questo mercato, di poter comprare, vedere prodotti nuovi che provengono dall'Europa, ma anche, come è stato fatto presente stamani mattina, da ogni parte del mondo. Si sta concludendo la stagione estiva, avete qualche dato sul turismo riguardo all'estate? Allora, i dati in possesso dell'amministrazione sono pervenuti in questi giorni al 30 di giugno passato. Sarà interesse dell'amministrazione comunale renderli pubblici nei prossimi giorni, però ritengo che siano dati confortanti. Noi siamo per ora soddisfatti di essere entrati in questo circuito del mercato europeo, ormai tocca tantissime città in Italia. Come spiegava il direttore generale di FIFA, con cui collaboriamo, ha portato dei grossissimi risultati nella maggior parte delle città italiane, naturalmente non nell'edizione zero, ma come si diceva dovrebbe diventare una manifestazione strutturata negli anni, dove poi i risultati anche numerici dal punto di vista delle presenze sono aumentate in maniera importante, e quindi è un nuovo evento e noi vogliamo portare a Siena. Siamo contenti che FIFA ci abbia inserito nel loro percorso, che dura tutto l'anno, e che l'amministrazione comunale ci abbia seguito in questo processo di creare ancora eventi che portino persone a Siena, non solo dal punto di vista dei visitatori, che sono importanti, ma consideriamo che queste persone, circa 120 espositori, pernotteranno a Siena negli alberghi senesi, mangeranno a Siena, quindi diciamo che è un indotto che serve alla città soprattutto nei periodi decestionalizzati per il turismo. Ecco, quando sarà e dove sarà questa manifestazione? Dunque, sarà nel primo weekend di ottobre, e sarà dislocata dentro la Fortezza Medicea in via Maccari e dentro la Lizza, nel posto che non viene occupato dalla ruota panoramica, è stata montata in questi giorni.
Con Federico Zelli innanzitutto parliamo della storia di questo progetto del mercato europeo, un mercato che è sempre meno continentale e sta raggiungendo un po' tutto il mondo. Questi eventi nascono nel 2001, ci fu la prima edizione pioneristica, pilota, si tenne a Strasburgo e fu frutto di un progetto di integrazione comunitaria guidata dall'UECA, che è l'Unione Europea del Commercio Ambulante, di cui noi tenevamo la presidenza nel 2001. Quindi si fece, come dire, il passo di portare l'integrazione europea dai trattati alla vita concreta, quindi alla vita delle imprese e alla vita dei cittadini, tenendo questa grossa manifestazione che era un unicum assolutamente per l'epoca ed era un grosso punto interrogativo. Alla fine della manifestazione il successo fu totale, strepitoso, tanto che l'anno successivo si ripeté questa esperienza in Olanda e da allora noi ne abbiamo fatto un evento seriale, quindi da una tantum è diventato un progetto che oggi è quasi ventennale, che oggi crescendo piano piano nel tempo è arrivato a 30 tappe annuali. Quest'anno per la prima volta siamo a Siena. Ecco, siete a Siena, in quante presenze, qual è l'indotto che pensate di portare in città? Allora, sulle presenze, trattandosi di un'edizione zero, noi ci accontenteremmo di una quota che varia fra i 70 e gli 80 mila in tre giorni. In altre città, dopo 10, 12, 15 edizioni, sfondiamo ampiamente e comodamente la quota di 200 mila, la quota di 300 mila. Ci auguriamo che questo possa succedere anche a Siena, insomma, abbiamo posto le basi, grazie anche alla collaborazione dell'amministrazione comunale, per un progetto di lungo termine, quindi contiamo di partire dall'edizione zero e arrivare ai 70, agli 80 mila visitatori in tre giorni, per poter poi salire e arrivare chissà dove, fin quando, come è successo in tante altre città in tutta Italia. Ecco, uno viene nel vostro mercato, che cosa può trovare? Quali sono le specialità da altri paesi che non sono l'Italia? Allora, vado a braccio ovviamente e comincio dal nucleo storico europeo, comunitario, quindi restando alla Francia, spezie di tutti i tipi, restando all'Austria, strudel, Sagertorte, Mozartkugeln, lo strudel vero, quello che si fa in Austria, la Sager vera, quella che si fa in Austria, passo alla Repubblica Ceca, la birra famosissima, al Belgio ancora la birra, dal Regno Unito c'è uno stand fantastico di Manchester che presenta delle ceramiche artigianali di un consorzio dello Staffordshire, quindi è materiale originario, prodotto in Inghilterra, assolutamente introvabile in Italia. Questa stessa azienda poi ha tè di tutti i tipi, i chutneys, quindi le misture di speziato o non speziate, di mango eccetera eccetera, e il cheddar cheese. Dalla Spagna abbiamo la paella obbligatoriamente, dall'Olanda bulbi, fiori, tulipani di tutti i generi, c'è un vivaista olandese che arriva con un tir e ogni volta lo scarica e lo svuota tutte le settimane. Russia, caviale, vodka, artigianato e diciamo così cimeli sovietici, quindi se ci fosse qualcuno affezionato alla vecchia Unione Sovietica c'è di tutto. Tempo fa c'era questa azienda che portava una stoffa degli anni 50 che riproduceva i giornali, la Pravda in realtà, la prima pagina della Pravda di quando passò a miglior vita il maresciallo Stalin in stoffa, parliamo di un articolo ormai introvabile, la tuta di Gagarin, non proprio la tuta di Gagarin ma il modello era quello, quindi insomma le tute arancioni anni 60 con una sorta di... Insomma anche tanti cimeli e tanti primizie. C'è di tutto, c'è come dire, per il palato ma soprattutto anche per come dire, gli interessati di cose introvabili. Ci sono delle marionette di pezza ungherese artigianali, non si trovano questi prodotti in Italia, bisogna andare a cercarli da noi.
È ripresa ieri pomeriggio la preparazione della Robur, pronta a ripartire dopo la sconfitta con la Carrarese, la terza in tre partite casalinghe, considerando la Coppa Italia. Un trend negativo che ha fatto scattare i fischi a fine gara e le polemiche del vicepresidente Federico Trani per qualche parola di troppo nei confronti della squadra e del DS Vaira. Ma non è il momento di disperdere energie, perché siamo solo all'inizio del campionato e la situazione è tutt'altro che compromessa. Lo sa bene Dal Canto, che ha riaccolto Ucadda al rientro dalla squalifica, eppure Serrotti, che aveva saltato la Carrarese per una distorsione alla caviglia. Domani è in programma la partitella con la Berretti, appuntamento che il mister ripeterà spesso nel corso della stagione, perché consente di utilizzare tutti gli elementi di una rosa extra large. È iniziata intanto la stagione del settore giovanile, che conterà non 4 ma ben 6 squadre, con l'aggiunta dell'Under 12, allenata da Giuseppe Panarelli, e dell'Under 15, diretta da Alessandro Signorini, che cede la Berretti a Stefano Argilli. Confermato Voria nell'Under 17, mentre a guidare l'Under 15 sarà Gianni Maestrini, che ha già lavorato nelle giovanili della Cessiena ed è stato il vice di Marco Baroni nella breve parentesi in Serie A, dopo l'esonero di Giampaolo. E a proposito di Baroni, suo figlio Riccardo ha esordito con la Robur domenica contro la Carrarese. Ci ascoltiamo le sue dichiarazioni. Un approccio positivo, perché sono venuto qua con grande entusiasmo. È una grande piazza, una piazza storica. E poi io sono toscano, sono fiorentino, quindi Siena c'ero già stato ed è una bella città, quindi un approccio positivo. Il risultato ovviamente non è stato quello che volevamo, perché volevamo fare bene in casa davanti a noi e prendere questa prima vittoria che ancora in casa non c'è. E dobbiamo lavorare già da domenica, portare a casa 3 punti, perché bisogna iniziare a portare a casa i punti. Certo, lui mi ha anche suggerito, ecco, questa piazza, essendoci già stato come allenatore del settore giovanile della primavera, e ha fatto anche qualche panchina quando il Siena era in Serie A, e quindi certo mi ha anche consigliato lui di venire qua. Voglio giocare, trovare il mio spazio, migliorarmi. Questo il miglioramento penso che sia fondamentale in qualsiasi stagione, a prescindere da quante partite uno gioca poi. E l'anno scorso è stato davvero un campionato, la squadra era molto forte, c'era molta competizione, però mi è servita perché sono migliorato su tanti aspetti, e poi è arrivata ovviamente anche la gioia della promozione finale. E quest'anno sono qua appunto per mettermi in mostra, per lavorare e per ovviamente raggiungere i traguardi sia personali ma anche di squadra, perché siamo una squadra forte, quindi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Deve essere una squadra ancora più compatta, più cattiva nel cercare risultati, perché il gioco lo facciamo, creiamo le nostre occasioni, però in questo momento non ci basta, e quello che dobbiamo appunto ricercare è una cattiveria ulteriore nell'andarci a prendere i 3 punti. Mi piace giocare da dietro, quindi mi trovo abbastanza bene col modo di giocare del mister, che comunque ricerca sempre il palleggio, i cambi di gioco, e quindi cerco di fare il mio. Queste squadre, quando vai poi a giocare in casa a loro, sono sempre difficili da scardinare, ma a noi non, in questo momento non ci deve interessare l'avversario, dobbiamo pensare a noi, a fare la nostra partita con rabbia, perché dobbiamo avere una ferita aperta, che è quella di domenica scorsa, e andare a prenderci i 3 punti.